Benvenuti, bentrovati, sempre qui dal Valdelsa Love Festival, Turo Podcast. Oggi sono in compagnia di Tommago. Simsala Bin. E come va? Tutto a posto? Come sta andando questo festival? Molto molto bene, complimenti, perché non è semplice organizzare una roba del genere. Invece ci sono tante persone, tante cose da fare e tanti sorrisi, ora anche tanta roba da mangiare, quindi insomma si unisce l'utile al dilettevole. Assolutamente sì, c'è la musica, c'è la roba da bere, c'è la roba da mangiare, c'è il divertimento, ma che volete di più? Andiamo. Senti, una domanda per iniziare: come ti sei avvicinato al mondo della magia? Allora, io mi sono avvicinato quasi per caso con un mazzo di carte e un gioco. Poi da lì ho imparato altri giochi, altri trucchi, diciamo così. Ho avuto la fortuna di conoscere Alessio Desideri, che è stato il mio maestro, diciamo così, e mi ha introdotto alla magia per i più piccoli, e quindi tutti i giochi specifici per bambini, e che in realtà alla fine della fiera ci restano male anche gli adulti con i giochi dei bambini, quindi la magia alla fine è unica. Ma ci sono molte differenze tra la magia per bambini e quella per adulti? Allora, bambini di 5, 6, 7 anni, diciamo così, parlando di durata di uno spettacolo, resistono 40 minuti, poi non ne possono più. Bambini okay. Più grandi anche un'ora, un'oretta e mezza. Ai bambini le carte non si fanno, perché la differenza fra l'asso di cuori e il re di mattoni è la stessa, non trovano niente di differente. Mentre ad esempio per gli adulti si può utilizzare un mazzo di carte, giochi un po' più complicati e così via, insomma, diciamo. Trovi più soddisfazione quindi nel fare i giochi di magia ai bambini? Cioè, come feedback, ricevi feedback più positivi dai bambini rispetto agli adulti, o è più o meno lo stesso? Allora, no, diciamo che i bambini sono più appaganti perché non rompono le scatole mentre fai il gioco di magia, mentre gli adulti rompono un po' le scatole mentre si fanno i giochi di magia. Poi ci sono giochi, ripeto, che vanno bene sia per gli adulti che per i bambini. Okay. Ad esempio, se volete ve ne faccio vedere uno velocissimo. Sì, dai. Uno velocissimo. Stay alert. Oh, questo è il mio quaderno dei disegni, va bene? Ok. E dobbiamo riempirlo tutto quanto di disegni. Allora, okay. Se io prendo l'angolo del quaderno e faccio così, gli faccio le orecchie. E quindi il quaderno può ascoltare. Ok. Allora, faccio il verso del leone. Facci il verso del lupo. Facci il verso dell'orso che dorme. Non saprei. Vabbè. Fatto un rantolio, non so che cos'era, è preciso. Basta dire simsalabim. Okay. E il quaderno si è riempito di disegni bellissimi. Guardate, no? Guardate. Di simsalabim. Simsalabim. Oh, vedete, e il quaderno si è riempito di disegni bellissimi. Ora però bisogna anche colorarli, giusto? Ok, quindi, sì, giusto. Simsalabim. Simsalabim. E il quaderno si è riempito di disegni bellissimi. Bellissimo. Ecco, questo gioco va bene sia ai bambini di 4 che ai bambini di 40 anni. Ecco, questo è in linea generale. Ok, ma hai creato mai dei giochi tuoi di prestigio da zero, oppure su tutte le cose pregresse? Allora, con le carte qualcosa sì. Diciamo che in realtà quello che si crea è lo spettacolo, no? Ogni spettacolo è un mattoncino, e da questi insieme di mattoncini capisci alcune cose, tipo che ai bambini vogliono essere coinvolti, vogliono urlare, gridare, devono sfogarsi, e ci sono delle parole che li fanno divertire un sacco, tipo la parola mutande. I bambini di 5-6 anni si sbellicano dalle risate, quindi ogni spettacolo è un mattoncino e ogni mago fa il proprio spettacolo con la propria routine e con il proprio insieme di giochi, capendo quello che funziona meglio e quello che funziona peggio. Ok, e ultima domanda, se posso, che consigli daresti a chi vuole avvicinarsi al mondo della magia? Allora, di guardare altri maghi cercando non di scopiazzare, ma cercando di capire qual è il gioco, qual è il trucco dietro, perché io posso fare questo trucco e lo posso fare in un modo mio. Okay. Te guardandomi potresti trovare un modo migliore per fare il mio stesso trucco e magari trovare, diciamo così, un escamotage migliore per riempire il quaderno di bellissimi disegni come abbiamo fatto prima. Ecco. Okay. Quindi questo è il consiglio che do. Perfetto.
qui dal Valdelsa Love Festival, Love Festival è tutto. Un grazie a Tommago. Grazie a voi. Simpaticissimo. Ciao ragazzi. Simsalabim.